Che manifestazione sarebbe stata? Ma falsata sicuramente, senza la passione e diciamo tutto il contorno che c'è dietro la manifestazione, non avrebbe veramente avuto senso far correre solo i giostratori. I rettori dei quattro quartieri della giostra, tutti compatti, hanno detto no ad un'edizione della manifestazione snaturata. La giostra sono emozioni, se non c'è, ho i brividi in questo momento, se non c'è questi brividi non si può fare giostra, siamo abituati così ed è giusto che la giostra continui così per sempre. Sarà così un 2020 senza Saracino, dopo quella di luglio è stata infatti annullata anche l'edizione del 6 settembre, come deciso ieri nel vertice in prefettura, una decisione che è stata mal digerita dal primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli. C'è stata una posizione non sufficientemente volitiva, ecco questo voglio dire, da parte dei quartieri, che io invece mi sarei aspettato, perché voglia di correre giostra e non ce l'ha solo il sindaco che dà la lancia d'oro, penso che ce l'abbia una gran parte di questa città. Il sindaco sino all'ultimo momento aveva lanciato proposte affinché il comitato di sicurezza della prefettura decidesse di far disputare la manifestazione a settembre. Ghinelli aveva infatti proposto un'edizione light del Saracino con l'eliminazione dei posti in piedi e la riduzione a 1100 sedute nelle tribune A, B e C. Inoltre, in accordo con l'ASL, tutti i figuranti avrebbero dovuto effettuare l'esame sierologico prima di varcare la lizza. Sarebbe stata inoltre rivista la loro collocazione all'interno della piazza per poter garantire il giusto distanziamento sociale. La manifestazione avrebbe però dovuto rinunciare al corteo storico, insomma un nuovo format non accettato dai rettori. Non sarebbe stato possibile svolgere il corteo storico, non sarebbe stato possibile far entrare i figuranti all'interno di Piazza Grande, non sarebbe stato possibile fare i nostri eventi classici della settimana del quartierista che tutti i quartieri fanno, e quindi le cene con tutta quell'affluenza di pubblico non sarebbero state autorizzate, e non abbiamo parlato nemmeno del dopo giostra, che è un problema ancora forse più grande, perché il quartiere che vince festeggia e festeggia in una maniera completa a livello di socializzazione, di contatto e quindi di conseguenza di assembramento. Per tutte queste cose il nostro giudizio è stato verso un no, a non fare una semplice gara di giostratori all'interno di Piazza Grande.